Buona la prima per Mister Rachini sulla panchina del Pineto nella sfida di Coppa. I biancazzurri superano di misura l'Ostia Mare di Scudieri con un gol di Ciarcelluti e accedono per la prima volta nella loro storia agli ottavi di Coppa Italia. Diverse le assenze dall'una e dall'altra parte, Rachini decide di modificare qualche pedina inserendo Speranza in difesa dal primo minuto, D'Angelo e Camplone a centrocampo e Ciarcelluti in avanti nel tridente con Sarrizzu e Pippi. Dopo una prima fase di studio in cui le due formazioni si annullano a vicenda, alla prima vera occasione utile il Pineto passa. Al sedicesimo, bella azione corale, Sarrizzu apre per Pippi, l'appoggio verso Ciarcelluti che insacca il rasoterra a fil di palo che vale l'1-0 e il primo gol stagionale dell'attaccante. Sul contropiede successivo, Petrini viene servito sul filo del fuorigioco e si invola a rete, provvidenziale su di lui il ritorno di Marini. Dopo il vantaggio, il Pineto gioca con maggiore fluidità e al 23esimo sfiora il raddoppio. A quadro dalla destra, pennella al centro per la testa di Pippi che centra la traversa per la disperazione della tribuna. La reazione bianco-viola si sviluppa sull'asse Tortolano-Scaccia che al 37esimo confezionano l'occasione più pericolosa per gli ospiti che potrebbero pervenire al pari, ma Sciba è superlativo a respingere il colpo di testa in tuffo dell'estremo lidiense per poi farsi trovare pronto anche sul successivo diagonale di Ramacci che di fatto chiude il primo tempo. Rivoluziona la squadra Scudieri nella ripresa effettuando un triplo cambio in avvio e modificando l'assetto tattico passando dal 3-4-3 iniziale ad un 4-4-2. Nei primi minuti sembra non sortire effetto, l'unica occasione prodotta infatti al decimo è una conclusione centrale del solito Tortolano che non impensierisce Sciba. Sono invece ancora gli abruzzesi a farsi pericolosi un minuto più tardi quando Ciarcelluti apre per Pippi che da buona posizione spedisce però fuori bersaglio. Col passare dei minuti il Pineto si abbassa e lo Ostia Mare spinge nel tentativo di pervenire al pari. Al 23esimo ancora Tortolano prova a mettere scompiglio sulla destra e appoggia all'indietro per Donnarumma che però spedisce al lato. Nella seconda parte della ripresa il Pineto si chiude nella propria metà campo e subisce il ritorno dell'Ostia Mare che continua a premere sbattendo contro il muro biancazzurro mentre gli abruzzesi si difendono per poi cercare di ripartire in contropiede e assedio bianco-viola nel finale al 43esimo, traversione insidioso in area per il neoentrato Renzetti sul quale è risolutivo ancora una volta l'intervento di Marini. È di fatto l'ultimo sussulto del match che il Pineto vince non senza soffrire, conquistando una vittoria importantissima non solo in chiave Coppa ma soprattutto per ridare morale all'ambiente in vista della gara interna di domenica in campionato contro la Jesina. Soddisfatto a fine gara il presidente Brocco che spiega la motivazione dell'avvicendamento alla guida tecnica. È stato un cambio tecnico soprattutto, ecco, con la speranza che la squadra possa avere più incisività, più, come dire, più spirito agonistico. Insomma, ci dispiace per il mister Massimo, però gli auguro tutte le fortune di questo mondo. Adesso noi con il nuovo, con Paolo Rachini, speriamo di fare bene. Motiverà sicuramente meglio, cambierà qualcosa, quindi speriamo di essere più soddisfatti. Come è arrivata la scelta di Paolo Rachini? Ma era un allenatore disponibile, l'abbiamo deciso all'ultimo momento per rimotivare un po' la squadra, per ridare una svolta, un po' il calcio è così, è così. Che cosa vorrebbe vedere Brocco da domenica prossima? Beh, chiaramente mi auguro che il mister possa conoscere adesso la squadra, le caratteristiche dei giocatori e dare un'impronta tecnica migliore. Anche oggi sì, abbiamo fatto una bella partita, però abbiamo sofferto un po' gli avversari che giocavano molto a centrocampo, quindi adesso lui sa come correre a certi ripari.